Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi di emergenza coronavirus e di didattica a distanza nella scuola italiana. Perché porto questo fazzoletto sul viso? Beh, lo porto come dispositivo di protezione personale e nei confronti degli altri per evitare l'infezione. Ok, forse starete pensando che non serve a niente un fazzoletto, che dovrei indossare una mascherina. Beh, magari avete anche ragione. Il problema è che io mascherine non sono riuscito a trovarne e allora mi sono arrangiato. La didattica a distanza, ragazzi, è una cosa seria. Va organizzata come si deve, richiede attrezzature, software, preparazione dei docenti, preparazione degli studenti. Invece in Italia noi improvvisiamo e nei telegiornali dicono che le scuole insegnano anche da casa, che l'anno scolastico non sarà perso, che gli studenti possono frequentare le lezioni sul loro tablet, sul loro PC, sul loro smartphone. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Cioè, sono alcuni particolari che però non sono così convincenti, a dire la verità. Per esempio, è uscita una circolare che dice che per fare didattica a distanza bisogna attivare un percorso sperimentale. E va bene, ma questo percorso sperimentale deve essere prima approvato dal collegio docenti della scuola. Ora, per chi non lo sapesse, il collegio docenti è un'assemblea generale di tutti i docenti dell'istituto, di un istituto, molto noiosa in genere, dove la maggior parte delle persone dorme, ma questo è un piccolo appunto, che viene riunita appunto per decidere questioni che riguardano prettamente la didattica della scuola, no? Quindi, per avviare un percorso di insegnamento online, a distanza, come se dir si vuole, bisogna riunire il collegio docenti. Piccolo particolare che non si può riunire il collegio docenti se la scuola è chiusa, perché non è possibile far venire tante persone, tutti gli insegnanti della scuola insieme, a rischiare il contagio, giusto? Quindi, per attivare la didattica a distanza bisogna prima aprire la scuola, ma se apro la scuola non posso attivare la didattica a distanza, giusto o sto sbagliando? Così magari qualche insegnante ha deciso di iniziare lo stesso, per esempio io ho deciso comunque di fare lezioni ai miei alunni via streaming, via YouTube. Piccolo problema, immaginate che uno studente, per esempio, a distanza debba consegnare un compito e non lo consegni e io gli do due. Che cosa succede se questo studente decide di fare il ricorso? Perché attenzione, non c'è stata un'approvazione del collegio docenti e la normativa non dice chiaramente quello che si può fare e quello che non si può fare. Se io interrogo un alunno via Skype o attraverso WhatsApp, vedendoci attraverso la nostra webcam, insomma, secondo voi l'interrogazione sarà valida? Se io gli do 4 perché magari era impreparato, questo voto non può essere contestato perché l'interrogazione si è svolta in modo diverso da quello che prescrive la normativa? E vi posso fare un sacco di esempi. In pratica, come tante cose nella scuola italiana, questa didattica a distanza è una foglia di fico che copre il fatto che noi non sappiamo come fare e quindi abbiamo deciso di arrangiarsi. Per esempio, nella mia scuola il dirigente ha fatto uscire una circolare dove invita noi insegnanti ad attivarci per sviluppare la didattica online e per insegnare attraverso strumenti alternativi. Poi però nella stessa circolare c'è scritto che gli argomenti trattati in queste lezioni online dovranno essere poi ripresi a scuola, dato che non tutti gli studenti sono necessariamente in possesso della tecnologia necessaria per seguire queste lezioni. Allora, a parte che la tecnologia necessaria è uno smartphone, e ora voglio vedere quale studente in Italia non possiede uno smartphone, ma il problema è che se io faccio lezione online e poi dopo la devo rifare a scuola da capo perché la circolare mi dice quello, allora a che cosa serve, ragazzi? Allora, dovendo arrangiarci, che cosa ha fatto il Ministero? Il Ministero ha detto, in deroga all'obbligo dei 200 giorni di lezione per la validità dell'anno scolastico, quest'anno sarà valido anche in assenza di 200 giorni di lezione.
Che bello, che meraviglia! Possiamo stare un mese a casa tranquilli e l'anno scolastico è valido! È valido! È valido magari anche senza interrogazioni, senza spiegazioni, senza lezioni, perché tanto non si possono fare se non è attivata la didattica a distanza. Per cui magari mi sbaglio, ma secondo me succederà questo, che arrivati allo scrutinio finale, gli insegnanti decideranno di promuovere tutti. Eh sì, perché rischiare di bocciare qualcheduno quando potrà fare ricorso dicendo che l'anno scolastico non si è svolto regolarmente, non ha garantito il numero di giorni di lezione sufficienti, o magari alcune interrogazioni non si sono svolte o verifiche non si sono svolte nel modo consentito dalla normativa, bla 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 bla. E dunque, che problema c'è? Facciamo meno di 200 giorni? Anno scolastico valido! Gli studenti non hanno studiato niente, li promuoviamo lo stesso. Ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Un attimo, mi viene in mente adesso che hanno sospeso anche gli esami di scuola guida e le lezioni di scuola guida in molte regioni italiane per il problema del coronavirus. Perché giustamente se uno va a lezione di scuola guida rischia di infettare o di infettarsi, ok? Però la mia domanda è, hanno deciso che l'esame di scuola guida è comunque valido in deroga, anche se uno non ha fatto le lezioni o magari non sa guidare, secondo voi l'hanno deciso? A me sembra proprio di no. E dunque, qual è la differenza fra la scuola guida e la scuola italiana? Eh? Mi piacerebbe lasciare a voi questa riflessione. Io un piccolo spunto da parte mia però ce l'ho. Secondo me la differenza è che la scuola guida serve per imparare a guidare. La scuola italiana non serve a niente. Detto questo, come sempre, peace and love a tutti e a presto.